La cittadina umbra di Todi si animerà dal 21 al 23 luglio prossimo per Umbria Cinema. Il festival è arrivato alla terza edizione ed è stato presentato a Roma la presenza dell'assessore alla cultura e al turismo della regione Umbria Paola Gavidi e del direttore artistico Paolo Genovese. 10 film italiani in concorso e alcune anteprime di film documentari. Tra gli ospiti figurano tra gli altri Edoardo Leo, Gabriele Muccino, Rocco Papaleo, Daniele Luchetti, Giulio Base, ai quali si aggiungeranno Maddie Yon e una delle cantanti italiane più amate, Giorgia. L'Umbria vuole proporsi come nuovo motore del cinema italiano, lo abbiamo chiesto all'assessore Gavidi. L'Umbria e il cinema, l'Umbria quindi arte, l'Umbria cinema, cultura, l'Umbria spettacolo. Abbiamo moltissimi eventi grazie al Festival Umbria Cinema, quest'anno è anche un nuovo format, forse rinnovato, perché è riuscito ad aprirsi, avere quella contaminazione delle tante declinazioni culturali, comunque espressioni culturali che fanno grande la nostra regione e che ne rappresentano le sue caratteristiche, penso ad Umbria Libri come ad Umbria Jazz. È un importante motore il cinema, abbinato, quindi assimilato anche a tante altre iniziative che comunque si stanno portando avanti in Umbria per avere un grandissimo risultato in termini di flussi turistici, perché è un importante veicolo di promozione territoriale il cinema, quindi fa conoscere i suoi borghi, le sue bellezze architettoniche, storiche, il grande patrimonio naturalistico e artistico dell'Umbria. Quindi insieme, in sinergia, le tante attività che la Regione sta mettendo in campo per promuovere l'Umbria, i suoi borghi, i borghi caratteristici che ne rappresentano l'identità, la storia della nostra Regione, ma anche che hanno poi un'importante ricaduta in termini economici e sociali per l'intero territorio regionale.